ha segnato con il numero 9 Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus e si gode come non si è mai goduto fino a quest'anno, raga. Si gode a spruzzo, si gode. Spruzzo goduria da tutte le parti, dalle orecchie, dalla bocca, dappertutto spruzzo goduria e si gode. Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus. Ormai le sapete tutti, raga, le cifre. È inutile che ve le dico, 75 milioni di euro arrivabili. Sentire c'è una parte fissa tipo di 67 più molti bonus facilmente raggiungibili da quanto ho capito. E Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore di Juventus, uno degli acquisti più onerosi della storia sicuramente bianconera, dopo Higuain, dopo De Ligt, anche che De Ligt fu pagato più o meno a quasi la stessa cifra, forse qualcosa in più. Il giocatore andrà a percepire un ingaggio di 7 milioni netti a stagione. Quindi un grande upgrade anche per il ragazzo che non so quanto prendesse la Fiorentina, forse 2 milioni, 2 milioni e mezzo, non so quanto potesse prendere la Fiorentina. Qua va a prendere 7 milioni di euro e sicuramente anche la gente, raga, prenderà fior fior di quattrini, tanti di quei soldi. E è un motivo anche questo che spinge la gente a portarlo a Torino. Ma si sa che Vlahovic voleva solo la Juventus. Questo vuol dire dominare per 9 anni e in Italia e chiamarti Juventus. Che i giocatori sognano di venire nel club forse più tifato sicuramente in Italia, forse nel club più titolato d'Italia, questo possiamo dirlo tranquillamente, anche se in questo periodo sappiamo tutti che l'Inter è un po' più avanti, però a livello di rosa secondo me sono sulla pari. Ma non voglio entrare in questo discorso perché si deve parlare solo di Dusan Vlahovic alla Juventus. Mattinata euforica, io ero al lavoro, avevo il telefono, ho l'orologio che mi arriva una notifica, quindi leggevo, leggi, 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 poi ore mezzogiorno e mezza luna, ultima ora Sky Sport, è fatta Dusan Vlahovic, nuovo giocatore di Juventus, e da lì non ci ho più visto, ho iniziato a ballare, ta 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 ta, Dusan Vlahovic alla Juventus. Questa, ragazzi, è una goduria. Serviva un attaccante perché non si poteva pensare di fare tutta una stagione con Ken, che manco in Serie C può giocare, e Morata, che sappiamo che purtroppo è un buonissimo giocatore, ma limitato. Sicuramente adesso ci dobbiamo aspettare delle uscite, e forse anche delle uscite gravi, perché questo acquisto è un acquisto molto oneroso. Fatto a gennaio dovevi spendere una barca di soldi, quasi 80 milioni di euro, e qualcosa ci dobbiamo aspettare anche in uscita. Per me, io ve la dico, raga, per me. Vabbè, Morata sappiamo tutti che molto probabilmente andrà al Barcellona anche per volontà del calciatore, e va bene così, si sapeva che Morata non voleva più restare alla Juve e lo ringraziamo per tutto. E poi c'è la questione dei rinnovi dei contratti. Ho paura che con questo acquisto Dybala, a meno che non si abbassa le pretese e si va a trattare sui 7-8 milioni di euro, difficilmente a 10 milioni per me la Juventus rinnoverà Paulo Dybala, perché con questa spesa qua di 80 milioni di euro è difficile che la Juventus vada a dare Dybala 10 milioni all'anno, è molto difficile. C'è il caso Ramsey, che bisogna vedere se se ne va a fare in culo o no il bidone gallese, che sembra voler rifiutare tutte le offerte che arrivano. Per noi abbiamo preso Dusan Vlahovic, Dusan Vlahovic, Dusan Vlahovic, 7 milioni all'anno sono comunque un buon bottino. Speriamo che faccia veramente bene, raga, perché facciamo corna, tocchiamoci, facciamo di tutto. Perché non si sa mai che malauguratamente i gufi ce la mandino cattiva e lui potrebbe fare un po' di fatica, ma secondo me si ambienterà alla grande e farà veramente grandi cose. 4 anni di contratto fino al 2026. Dusan Vlahovic, attaccante fortissimo, lo conosciamo tutti, non ho il diritto a spiegarvi io che è Vlahovic, un giocatore sontuoso, un attaccante giovane, 21 anni quest'anno. Di prospettiva siamo a posto per i prossimi 10 anni se gli rinnoviamo sempre il contratto. E in questa trattativa per me è stato fondamentale che il calciatore voleva venire alla Juventus come Locatelli quest'estate, perché sia per Locatelli che per Vlahovic l'Arsenal aveva bussato la porta, sia a Sassuolo che alla Fiorentina, e i soldi l'Arsenal avrebbe dati subito, ma solo che per volontà del giocatore, il giocatore ha aspettato la chiamata che voleva lui, ovvero la Juventus, i tifosi interisti. Volevate, leggevo titoli, no? Vlahovic all'Inter ha già firmato, ma de che? Lui vuole solo la maglia bianconera, la maglia bianconera, la maglia bianconera. Mi dispiace per i tifosi viola perché comunque in un anno così di ripresa, fatto in maniera, un grande anno, fatto molto molto bene, sicuramente perdono il pezzo più forte del loro campionato, sembra che debbano sostituirlo con Cabral, ma per me non è all'altezza. Però, questo è quanto. Dusan Vlahovic, nuovo giocatore di Juventus, e si gode come non si è mai goduto fino alla fine. Forza Juventus. Juve Verona sono allo stadio, Juve Torino sono allo stadio, e tutte le partite me le farò allo stadio, ragazzi. Da adesso spendo soldi solo per andare allo stadio. Fino alla fine, forza Juventus.